Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura, la notizia che si attendeva dal 24 di gennaio, purtroppo non è una notizia positiva, ma con il passare delle ore, dei giorni, era immaginabile che si sarebbe arrivati a questo. Sono stati individuati e recuperati i corpi degli escursionisti dispersi sul Monte Velino. Noi adesso, per le ultime dal campo base di Forme, ci colleghiamo con la collega della redazione di Infomedia News, Alessia Centi Pizzutilli, proprio per sapere, quali sono le ultime, notizie. Buon pomeriggio a te, Alessia. Buon pomeriggio a te, Alfredo. Sì, siamo in collegamento dal campo base di Forme, frazione di Massa d'Albe, dove è stato allestito, l'abbiamo detto in questi mesi più volte, il centro di coordinamento interforze per le ricerche. Questa mattina la notizia del primo corpo ritrovato, il corpo di Valeria Mella, abbiamo avuto la conferma di questo, 25 anni, la fidanzata di Gianmarco Degni, di 26 anni, anche lui travolto dalla valanga. Nelle scorse ore sono arrivate anche, cioè è arrivata anche la notizia e la conferma di altri due corpi ritrovati, quindi sarebbero stati individuati tutti e quattro i corpi degli escursionisti dispersi dal 24 gennaio, ma realmente sono tre i corpi che sono stati recuperati questa mattina. A fiutare le tracce un cane dell'unità cinofila dei carabinieri di Bologna, tra l'altro arrivati ieri e hanno operato oggi, quindi il cane non era mai stato, a parte la giornata di oggi, nella zona dove sono stati ritrovati i corpi. Si tratta chiaramente di Valle Maielama, la zona dove si sono concentrate maggiormente le ricerche in queste settimane, ormai è quasi un mese. E specializzato proprio questo cane nel ritrovamento dei corpi senza vita, quindi sarebbe stato lui ad individuare la zona precisa dove iniziare a scavare. Le operazioni, lo abbiamo detto più volte anche in questi giorni, sono state ostacolate più volte dal maltempo che chiaramente ha colpito tutta la zona, la neve fresca, il forte vento e soprattutto il pericolo di valanghe hanno impedito agli elicotteri di alzarsi in volo, ma le ricerche, questo insomma dobbiamo precisarlo, non si sono mai fermate, quindi le ricerche sono andate avanti e la conferma di oggi è di questi tre corpi. Abbiamo la conferma del nome solo di Valeria per il momento. Ricordiamo, Alessia, che insomma, in queste settimane, lo hai fatto tu in precedenza, ma vorrei che tornassi proprio su questo aspetto. C'è stata davvero tanta solidarietà un po' da tutta Italia con soccorritori che sono arrivati anche dalle zone alpine, chiaramente specializzate in questo tipo di ricerche, e c'è stato un grande lavoro nonostante le condizioni meteo in questi giorni non siano state mai molto favorevoli. Sì, Alfredo, dici bene, sono stati utilizzati anche tantissimi mezzi, arrivati appunto, come ricordavi tu, da tutta Italia, dal georadar al sistema Recco, che è il sistema che abbiamo imparato a conoscere, quello che individua le piastrine, che si chiamano proprio piastrine Recco, all'interno degli indumenti utilizzati dagli escursionisti o comunque in generale dalle persone che vanno in montagna. Il georadar è stato utilizzato, viene utilizzato di solito per scandagliare i fondali e invece è stato utilizzato questa volta per cercare di scandagliare proprio la valanga. Parliamo di oltre 10 metri di neve, quindi insomma abbastanza. E poi, come ricordavi tu, tanta la solidarietà sia da parte dei soccorritori e di tutta Italia, insomma, veramente c'è stata tanta tanta solidarietà, ma anche da parte della comunità marsicana che si è stretta attorno al dolore di queste famiglie che sono state per quasi un mese in attesa di notizie, qualunque notizia. C'era poi l'ipotesi del secondo battipista dopo quello precipitato il 30 gennaio, che era stato messo a disposizione dalla Montemagnolo Pindoli, ma appunto precipitato mentre si cercava di portarlo in quota. Un'azienda di Bolzano, se non ricordo male, aveva messo a disposizione anche un altro battipista, un altro mezzo, però questa ipotesi non si è mai concretizzata, insomma.
Alessia, mentre tu ci raccontavi insomma, quello che è accaduto in queste settimane con le operazioni di soccorso, è arrivata anche la nota del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che chiaramente a nome di tutta la comunità abruzzese si stringe alle famiglie delle vittime, ringrazia chiaramente gli uomini e le donne che in queste settimane si sono dati da fare, i soccorritori che hanno cercato fino all'ultimo i dispersi e dice Marsiglio, uomini e donne di grande generosità che non hanno mai smesso di cercarli prima nel tentativo di salvarli e poi per assicurare alle famiglie la restituzione dei loro cari e il diritto a una degna sepoltura, mentre il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, parla di una tragedia immane, quella che ha colpito appunto la città di Avezzano. Alessia, se non ci sono altre notizie dell'ultima ora, io ti ringrazio per questo aggiornamento. Grazie Alessia Centi Pizzutini. Grazie a te, Alfredo. E allora noi proseguiamo con il nostro telegiornale e lo facciamo ancora parlando di cronaca. 20 milioni di euro sequestrati tra beni mobili e immobili e 62 persone indagate nella maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Teramo e della Procura Prutina nel mirino una società del settore dei carburanti per autotrazione. Vediamo. In gergo viene chiamata frode carosello, cioè un giro di fatture per operazioni inesistenti che consente di evadere l'IVA da versare all'erario. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo hanno scoperto un giro d'affari da oltre 91 milioni di euro, pilotato da una società del Teramano che opera nel settore dei carburanti per autotrazione, con 9 distributori nelle province di Teramo, Ascoli Piceno e Fermo. Le 54 imprese fantasma di cui si serviva, secondo le indagini, avevano la funzione di interporsi nella transazione commerciale in modo da risultare i falsi acquirenti del prodotto petrolifero, che poi veniva ceduto alla società beneficiaria della frode non solo ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ma consentendo anche di beneficiare della detrazione dell'IVA. Le cartiere, prive sia di strutture aziendali che di capacità economiche e con sedi legali fittizie, infine venivano fatte fallire. Attestati ai 62 indagati i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta. La complessa attività illecita viene denominata frode carosello. Il prodotto petrolifero veniva ceduto a società cosiddette cartiere che avevano il solo compito di produrre documentazione fiscale fittizia da inviare alla società acquirente della merce. Le 54 imprese cartiere identificate nel corso delle attività investigative erano risultate già coinvolte in analoghe indagini, per essere anche evasori totali. Complessivamente sono 62 le persone indagate, tra cui anche i due amministratori della società oggetto dell'accertamento. E nell'ambito dell'operazione Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione anche ad un decreto di sequestro preventivo di 20 conti correnti bancari, 10 immobili e quote societarie e 4 aziende riconducibili agli indagati, per un ammontare complessivo di oltre 20 milioni di euro corrispondenti all'IVA evasa. E adesso l'emergenza sanitaria, non dovrebbero esserci sorprese dalla cabina di regia ministeriale che riclassificherà le regioni italiane nel pomeriggio. L'Abruzzo dovrebbe dunque restare zona arancione, ma a metà perché resta valida l'ordinanza regionale che pone in rosso le province di Chieti e Pescara, le più colpite dalla variante inglese nell'intero stivale. Vediamo il servizio. L'indice RQT, quello che calcola la contagiosità del virus e la sua trasmissione ai cittadini, in questo momento è sceso leggermente, ma è sceso, passa da 1,22 della scorsa settimana a 1,17, con una forchetta minima a 1,11 e una massima a 1,23. Anche la forchetta massima e il limite massimo di questo indice non supera quell'1,25 che comporterebbe il passaggio in zona rossa.
Ieri sera era stato il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ad anticipare la decisione della cabina di regia nazionale rispetto al fatto che l'Abruzzo resterà in arancione, almeno nella parte non colpita dall'ordinanza firmata dal governatore che ha posto le province di Chieti e Pescara in zona rossa. Ciò non significa che la situazione non sia preoccupante, la variante inglese continua ad imperversare soprattutto nell'area metropolitana ed aumentano ricoveri e terapie intensive. Abbiamo superato, questa è l'unica vera soglia di allarme, il 30% di posti di terapia intensiva occupati da malati Covid, siamo saliti al 33, al 34 e con la giornata di oggi salirà ancora questa percentuale. Non bisogna abbassare la guardia, il fatto che si sia diminuito grazie a questa settimana in cui abbiamo sottoposto a misure restrittive prima tre comuni particolarmente colpiti come Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria, poi le intere province di Pescara e di Chieti, ha avuto l'effetto di contenere la diffusione di questo contagio e di questo virus. Al momento sono tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base ai dati del monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi: il Molise, la Campania e l'Emilia-Romagna. La provincia autonoma di Bolzano e l'Umbria dovrebbero passare al rosso, anche se in parte già lo erano, con ordinanze regionali simili a quelle che hanno colpito Pescara e Chieti. La decisione ovviamente sarà presa nel corso del pomeriggio dal ministro Speranza alla luce delle ultime valutazioni della cabina di regia e del comitato tecnico scientifico. Sono iniziati questa mattina a Pescara gli screening per la marineria e gli operatori portuali. Andiamo a vedere con Paolo Renzetti. Comandante, quella di oggi è una giornata importante per la marineria pescarese, per gli operatori portuali, perché è in atto questo screening fortemente voluto e che è stato soprattutto fortemente voluto anche dalla direzione marittima Abruzzo Molise. Sì, è un'iniziativa molto importante, nata dall'Associazione Armatori di Pescara, immediatamente condivisa sia dal Comune di Pescara nella persona del Sindaco che dalla Direzione Marittima, e che ha trovato immediatamente anche il supporto dell'ASL, della Camera di Commercio di Pescara e dell'Autorità di Sistema Portuale. Ci siamo quindi immediatamente attivati per un supporto logistico organizzativo, mettendo a disposizione i locali della stazione marittima per effettuare questa attività di screening anti-Covid a beneficio di tutto il personale che opera in porto, anche perché si tratta, ripeto, di una operazione di sicurezza a beneficio non soltanto degli operatori portuali ma anche delle loro famiglie. Poco fa c'è stata anche la visita del sindaco di Pescara, questa sinergia tra direzione marittima, ASL e amministrazione comunale è importante anche per prossime iniziative di questo genere. Sì, ma è chiaro che in questa fase così difficile, così delicata, le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di collaborare quanto e più di prima. Noi ci siamo interessati nel mentre la marineria pescarese via radio ci aveva chiesto se era possibile da oggi e domani fare i tamponi molecolari. Ci siamo attivati, ieri mattina mi sono attivato, la notizia è arrivata intorno alle 8:30, abbiamo fatto un briefing presso la cabina di porto di Pescara con il direttore marittimo, il capitano di vascello Salvatore Minervino, il vicecomandante Baretta, e poi abbiamo messo in piedi tutta la macchina organizzativa. Il sindaco di Pescara in linea con noi, che ha fatto richiesta alla Camera di Commercio per avere la stazione marittima, quindi si sono messi intorno al tavolo le migliori forze della città. E nell'arco di 4 ore ieri mattina, iniziate alle 9, all'1:30 abbiamo finito tutto. Oggi abbiamo dato questa grande opportunità ai pescatori, a tutta l'agenda di mare, perché è previsto per tutta l'agenda di mare, questa opportunità. Questa oggi è per i tamponi, successivamente saranno per i vaccini. Questo significa fare buona amministrazione e mettere intorno ai tavoli le brave energie. Chi le ha messe a disposizione? Ieri mattina c'è stato. Ringrazio il presidente Strever della Camera di Commercio, il suo direttore generale, che si sono attivati tutti, e quando le cose ci sta la buona volontà, si dice, con la buona volontà si arriva dappertutto.
Adesso andiamo a Teramo. Dal 24 al 28 febbraio prende il via la vaccinazione destinata agli over 80, ci si può prenotare anche in farmacia. Intanto buona l'adesione allo screening dell'Ordine degli Avvocati, il primo in Abruzzo a realizzarlo. Tania Bonnici Castelli. Teramo si mobilita nella lotta al coronavirus tra screening di massa e campagne vaccinali. Dal 24 al 28 febbraio prende il via la vaccinazione degli over 80 e l'amministrazione comunale sta predisponendo luoghi adeguati. Le prenotazioni al vaccino potranno avvenire non solo sul portale dell'ASL, ma anche attraverso le farmacie del territorio. Chi è allettato sarà invece raggiunto a casa dal personale medico. Intanto buona l'adesione alla prima campagna di screening avviata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo per i propri 1200 iscritti, il primo a farlo in Abruzzo. L'iniziativa adottata fa parte del più ampio progetto Giustizia e Sicurezza, finanziato dallo stesso Consiglio dell'Ordine e da Cassa Forense. Questo screening è stato sostenuto economicamente proprio dall'Ordine degli Avvocati? Sì, i costi, ovviamente il personale è stato messo a disposizione della ASL, la struttura è stata messa a disposizione dal Comune. Io ci tengo a ringraziare il direttore generale della ALS, il dottor Pinto che ci ha coadiuvato, il sindaco D'Alberto che è stato disponibilissimo e che hanno reso possibile questa iniziativa in questi termini e con questa, diciamo, comodità. Per il resto i costi vivi sono stati sostenuti dal Consiglio dell'Ordine che ha aderito a un finanziamento della Cassa Forense, abbiamo presentato un progetto proprio per usufruire di finanziamenti per misure anti-Covid, quindi è cofinanziato dal Consiglio dell'Ordine e dalla Cassa Forense. Un segno della responsabilità che gli avvocati conservano e manifestano in questo periodo, come conferma la grande adesione a questa iniziativa. Uno screening importante questo che, insieme alle procedure di ingresso e distanziamento concordate con i responsabili degli uffici giudiziari, potranno aiutare a contenere i contagi da Covid-19 in un settore come quello della giustizia, già duramente colpito dalla grave pandemia. Com'è cambiata la vita di un avvocato in questo ultimo anno di Covid? È cambiata tanto, diciamo che adesso ci siamo anche un pochettino assuefatti a queste nuove modalità, ormai è passato un anno, è un anno che lottiamo con un nuovo modo di lavorare, udienze telematiche, udienze da remoto, all'inizio ci siamo scontrati con una miriade di provvedimenti e è stato difficile, ma adesso ci stiamo abituando a ripartire perché siamo anche una categoria forte che sa sempre rialzare la testa quando serve. Tra poco al Palabecci delle Marina di Pescara partiranno le vaccinazioni per gli over 80 nel capoluogo adriatico. Sono 5.500 i prenotati. Al fianco della ASL al lavoro la Protezione Civile. Ci siamo, tra pochissimo partiranno le vaccinazioni per gli over 80 nella città di Pescara, 150 questo pomeriggio, altrettanti domani. Sindaco, una giornata importante, direi storica per il capoluogo adriatico. È proprio vero, finalmente partiranno i vaccini diffusi sul territorio, è una giornata epocale perché questa pandemia ha sconvolto la vita di tutti quanti e con i vaccini speriamo se ne possa uscire fuori nel più breve tempo possibile. Ci troviamo in una fase in cui questo vaccino cambierà la vita della nostra società, come è successo con il vaccino antivaiolo, come è successo con la penicillina, quindi è sicuramente un momento storico nella vita di tutti quanti noi. Iniziamo oggi 150 vaccini oggi pomeriggio e 150 vaccini dopodomani, domenica, per gli anziani, la quarta età, gli ultra ottantenni. Ieri ho fatto le prime 10 telefonate perché volevo vedere il sentiment delle persone rispetto a questa iniziativa che dà grande speranza a tutti quanti. Alla fine saranno circa 5.600 persone ultra ottantenni che saranno vaccinate. Poi seguiranno i disabili e coloro che sono affetti da malattie croniche e gli insegnanti di ogni grado, perché bisogna andare a colpire il virus innanzitutto in coloro che sono a contatto con le persone e in coloro che sono i più fragili. Noi stiamo lavorando da un anno con la Protezione Civile, con le associazioni di volontariato, con la ASL,
con le forze dell'ordine, con tutti i soggetti che hanno dovuto cambiare totalmente la gestione ordinaria delle attività per dedicarsi totalmente al coronavirus e alla battaglia contro questo maledetto virus. Devo dire che c'è stata una grande unità di intenti, anche in questa occasione in poco tempo abbiamo organizzato con la Protezione Civile e con la ASL il Palabecci, che ospiterà in questo periodo tutti i soggetti che dovranno vaccinarsi, così come abbiamo attrezzato nei mesi scorsi la ex stazione di Porta Nuova e il Palafiere per fare i tamponi a tutti coloro che ne avevano bisogno e che volevano farlo. Abbiamo raggiunto oramai oltre 40.000 unità, è un numero considerevole, una cosa del genere non è mai stata fatta in questa città, purtroppo ci siamo capitati noi e affrontiamo la questione nella maniera migliore, sapendo che dobbiamo dare risposte concrete ai cittadini, e lo facciamo con spirito di grande abnegazione e impegno. Adesso parliamo della vicina San Giovanni Teatino. A seguito del tavolo interistituzionale convocato per discutere le modalità organizzative e il monitoraggio delle misure di prevenzione del contagio, la Prefettura di Chieti e la Direzione Generale della ASL hanno consigliato al Sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, di proseguire con la chiusura delle scuole. La sospensione delle attività didattiche in presenza quindi sarà prorogata fino alla fine della prossima settimana. Secondo i dati emersi dal tavolo, infatti, la fascia di età a più alto contagio si è abbassata, toccando il 13% dei bambini e ragazzi fra i 7 e i 18 anni. Al momento i positivi a San Giovanni sono scesi da 238 a 202 e le quarantene da un picco di oltre 200 a 119. Proseguiamo ora, restando a Pescara, i consiglieri comunali di centrosinistra criticano l'amministrazione comunale Masci per le piste ciclabili realizzate soprattutto nella zona della Pineta. Vediamo. Proseguono ormai da giorni a Pescara le polemiche sulla pista ciclabile di Viale della Pineta. L'amministrazione comunale ha già annunciato che a breve verranno apportate delle modifiche, ma il centro-sinistra non ci sta e attacca la giunta Masci. Nelle ultime ore anche la FIEB e l'Automobile Club Pescara avevano manifestato perplessità sull'attuale progetto. Il sindaco qualche giorno fa ha scritto: si tratta di un fraintendimento probabilmente tra il direttore dei lavori e la ditta, rimetteremo tutto quanto a posto, quando non vado io a fare i sopralluoghi sui lavori succedono queste cose. In realtà non è così, a un sindaco non è chiesto di andare sul cantiere, anche se ci va naturalmente è benvenuto, è chiesto però di controllare gli atti. Qui non c'è nessun fraintendimento, questa è l'atto di determina, la variante sbagliata nei presupposti per cui è stata determinata, e chi tecnicamente conosce le cose magari lo leggerà, ma soprattutto che prevede questa variante dopo mesi di blocco di questa pista ciclabile, che è costata ai cittadini di Pescara 54.000 euro. Questo ai cittadini di Pescara costa 54.000 euro e costerà, secondo me, circa 20.000 euro anche per eliminarla. Ma c'è una cosa che dimostra ancora di più quanto non è vero, non sono vere le dichiarazioni del sindaco. Allegata alla delibera, alla determina, scusate, la determina tra l'altro è sottoscritta dal dirigente di fiducia del sindaco, il dirigente dei lavori pubblici Fabrizio Trisi, l'allegato alla determina porta chiaramente quello che sarebbe stato realizzato qui. Quindi approvato dal dirigente di fiducia del sindaco, non si tratta di alcun fraintendimento. E allora il sindaco che vuole visitare i cantieri, a lui diamo un consiglio: prima di tutto assuma coraggio, non scarichi la colpa su ditte e professionisti che hanno lavorato, guardi chi ha assunto al comune di Pescara e controlli gli atti che fa, perché di questa determina ne sentiremo ancora parlare.
Certo, io da grande appassionato di arte all'inizio pensavo fosse una installazione di street art di un artista contemporaneo, invece oggi siamo resi conto che quella è ciò che questa amministrazione ritiene opportuno per una pista ciclabile. Abbiamo capito che il guaio è grosso. Abbiamo fatto molte commissioni qui su questo punto, al riguardo della pista ciclabile, proprio per capire e organizzare al meglio questo tipo di intervento. Ma quando una cosa non piace, non interessa, come questa amministrazione non interessa assolutamente la mobilità alternativa e la ciclopedonalità, ecco il risultato. Le cose vengono fatte senza alcun tipo di cura, di attenzione, perché non sono a cuore, non sono interesse di questa amministrazione. E siamo arrivati allo sport. Calcio di Serie B in primo piano, cresce l'attesa per il debutto di Gianluca Grassadonia sulla panchina del Pescara, in campo questa sera alle 21 al Benito Stirpe di Frosinone contro la formazione allenata da Alessandro Nesta. Nel Delfino saranno assenti Memusciai, Riccardi, Rigoni, Sorensen, Giannetti, Setere, Balzano che è squalificato. Grassadonia opterà per il 3-5-2 in difesa, uno tra Gutt e Drudi, giocherà con Bocchetti e Scognamiglio, mentre a centrocampo ballottaggio fra Macine e Tabanelli nel ruolo di mezzala, con Galano che dovrebbe giocare al fianco di Odgaard. Nel Frosinone di Nesta diversi gli indisponibili, tra cui Ciano e Delia. In campo gli ex Zampano, Castanos e Capuano. E noi adesso andiamo ad ascoltare proprio le parole del tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta. Cosa serve per invertire il trend e ritrovare una vittoria casalinga che manca da 2 mesi e mezzo? Ah, sì, è una cosa che anche l'anno scorso, un pochino a fine dell'anno scorso, tenevamo. Facciamo grandi vittorie fuori, in casa non lo so da cosa dipenda, però dobbiamo un pochino fare più punti in casa se vogliamo fare un campionato diverso, e 3 vittorie soltanto sono poche. Sicuramente ci vuole un cambio di marcia, cioè adesso è il momento cruciale, chi vuole fare il campionato importante deve dare continuità ai risultati, deve dare qualche vittoria consecutiva, qualcosa del genere, fare qualche filotto per portarsi in avanti. Ma Rodien ha giocato tanto pure lui, gli abbiamo fatto fare l'ala che magari diciamo che non era in quel momento, non era pronto per farla, perciò l'abbiamo un po' stancato. Dobbiamo comunque farlo riposare un pochino, ora è tempo. Io credo che l'importante sia questa partita, fare un'ottima partita questa qua, dopo abbiamo magari una settimana normale dove la gente può recuperare un po' le forze. Il cambio di allenatore del Pescara può crearvi delle difficoltà? Ma il cambio di allenatore porta entusiasmo e sicuramente non ci sono le partite prima da vedere per capire come, cosa fanno, cosa non fanno, perciò sì, è un pochino più difficile, però non c'è problema. Sappiamo, contro Grassadonia ci abbiamo giocato qualche anno fa quando lui era a Foggia, fa un calcio propositivo che gioca, che vuole palleggio e vediamo, non lo so, adesso abbiamo le nostre strategie, loro hanno le loro, poi dopo le mettiamo in campo, vediamo come sarà. Serie C con il Teramo, infortunatisi contro il Potenza. Oggi Luca Di Matteo e Daniel Birligea si sottoporranno agli esami per conoscere l'entità dei rispettivi problemi. Entrambi salteranno comunque il match di Castellammare di Stabia di dopodomani. Improbabile anche la convocazione di Mungo. Sul momento difficile del Teramo ascoltiamo le parole di Francesco Bombaggi. Questo è un momento importante per noi per il proseguo della stagione, quindi dobbiamo dare qualcosa in più. È normale che più passano le partite e meno vinciamo, più si farà pesante questa situazione. Quindi dobbiamo cercare il prima possibile. Se ci è mancato qualcosa prima, dobbiamo darlo adesso. La fortuna ci mette davanti un'altra partita domenica, quindi dobbiamo cercare di andare a Castellammare e dare il massimo. Magari prima abbiamo sentito troppo profumo, come si dice, eravamo un pochettino troppo profumini. Adesso dobbiamo cominciare a sentire un po' gli odori. Quindi penso sia questo che ci sta mancando, onestamente. Credo che non è un discorso fisico, è un discorso di... Magari all'inizio, sai, eravamo più liberi, cioè non avevamo la pressione di dover fare il campionato di vertice per forza, perché la squadra non è partita per fare un campionato di vertice per le prime 3 posizioni, nemmeno forse per le prime 5 posizioni. Quindi eravamo molto liberi. Il momento che ti trovi davanti al fatto quell'esploit di inizio campionato importante, capisco che la pressione possa generare qualcosa di diverso.
In questo momento le cose non vengono, l'unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare per cercare di trovarci, perché noi le nostre lacune penso che le abbiamo mascherate nelle prime partite, perché questa squadra ha delle lacune, non c'è niente da fare. Poi ha del potenziale, sì, ma è una squadra che ha delle lacune, altrimenti non è una squadra per competere per la prima posizione, detto onestamente. Quindi se abbiamo sopperito quelle lacune con l'atteggiamento, con l'agonismo, con la voglia di rincorrere finché non ci casca la lingua per terra, dobbiamo ritirarlo fuori, perché solo così penso che possiamo cercare di invertire questo trend. I campionati poi sono sempre particolari, non è che sempre vince chi dovrebbe, e via dicendo. Questa squadra ha fatto vedere che potrebbe lottare tranquillamente per il terzo posto, in questo momento si sta allontanando, ma non neanche perché stanno correndo più di tanto, ma perché noi purtroppo ci siamo fermati in questo momento. Noi dobbiamo fare il meglio che possiamo fino a fine anno. Dove arriveremo, quella sarà la posizione che siamo meritati. Io ripeto sempre questa cosa, perché quando ti mancano degli episodi, delle situazioni, a me la sfortuna non mi piace definire sfortuna, gli episodi capitano per un motivo, perché ti manca qualcosa, perché non hai l'attenzione giusta come squadra, perché non hai l'intensità giusta come squadra, altrimenti non ti capita. Quindi la posizione che raggiungi a fine anno sarà quella che si è meritata. Lasciamo il calcio a 11, adesso andiamo a vedere il quadro delle gare del fine settimana per quanto riguarda il calcio a 5. In Serie A questa sera alle 20 al Palarigopiano la capolista Acque Sapone Unigros ospiterà il Lido Ostia, mentre domani alle 16 la Colormax Pescara senza l'appiedato Dudù giocherà ad Avellino contro il Sandro Abate. In A2 domani alle ore 16 la Tombesi Ortona riceverà il Lucrezia, mentre in B sempre alle 16 è in programma Real Dem Montesilvano Itria. In A femminile domenica alle 16 il Montesilvano andrà a Scandicci. In A2 la capolista Francavilla ospiterà il Santa Maria Nuova e il Florida Pescara andrà a Perugia con l'Orione che se la vedrà ad Avezzano contro il Foligno. Adesso andiamo a vedere anche il quadro delle partite di volley per quanto riguarda il fine settimana. In A2 la Sieco Ortona scenderà domenica alle 18 sul campo del Fanalino di Coda Lucano Lagonegro. In A3 insidiosa trasferta sempre domenica alle 18 ad Aversa dell'Abba Pineto a caccia del 12° successo consecutivo. In B domani alle 18:30 il Paglieta riceverà il Lucera, mentre alle 20 l'Alba Adriatica sarà ospite del Potenza Picena. In B1 femminile domani alle 16 la Connetti Chieti andrà a Casal de Pazzi, domenica alle 17:30 al Vallanzuca di Francavilla, big match tra Altino e Sant'Elia. In B2 domani alle 17 al Pala Orfento il Gada Pescara 3 se la vedrà con la prima della classe Porto Sant'Elpidio, mentre l'altra capolista Rabone attesa alle 19 dal Pagliare. Alle 17:30 infine le teramane degli impianti Futura giocheranno a Fermo. Termina qui l'edizione delle 14 del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona giornata.